Un buongiorno del Signore a tutti noi in questa 22esima domenica del tempo ordinario, in cui, dopo la parentesi della lettura del capitolo 6 del Vangelo di Giovanni dello scorso mese di agosto, riprendiamo la lettura del Vangelo di Marco nella cosiddetta sezione dei pani, al capitolo 7. Il tema che ci propone il Vangelo di questa domenica del tempo ordinario è quello delle tradizioni e delle norme. Di per sé cose buone e utili per distinguere il bene dal male, ma che spesso vengono usate e abusate dagli uomini per creare vere e proprie barriere, veri e propri pregiudizi, come se essere cristiani fosse una cosa da dentro o fuori. Ma adesso ascoltiamo la pagina del Vangelo. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei, infatti, e tutti i giudei, non mangiavano se non si erano lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiavano senza aver fatto le abluzioni. E osservavano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti. Quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?» Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro». E diceva ai suoi discepoli: «Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo». Ecco, da questa lettura abbiamo subito colto che Gesù e la legge hanno avuto sempre qualche problema. Affermerà lui stesso di non essere venuto ad abrogare la legge, ma a dare pieno compimento, ossia ad assumere il comandamento dell'amore, quello spezzare del pane, quel pane di comunione, come unico fine di tutta la legge e delle tradizioni. Per questo mi sembra importante mettere subito in luce l'affermazione di Gesù, ribadita per ben tre volte in questo brano: trascurate il comando di Dio per attaccarvi alla tradizione degli uomini. Non a caso, a mio avviso, questo brano del capitolo 7 del Vangelo di Marco si colloca subito dopo il dono del pane a tutta quella gente senza pastore che lo seguiva, ed è il racconto di Gesù che cammina sulle acque, seguito da quel commento impietoso dell'Evangelista sui suoi discepoli. Non avevano capito il fatto dei pani perché avevano il cuore indurito. Il fatto dei pani, il pane della vita, di cui abbiamo ascoltato dal Vangelo di Giovanni nelle scorse domeniche, è il centro per ciascuno di noi. Il pane vuol dire la vita e vuol dire amarci come Gesù ci ha amato. Condividere il pane. Prese il pane, lo spezzò e lo diede. È l'unica legge, è l'unica tradizione irrinunciabile per ciascun discepolo di Gesù. Venivano riconosciuti proprio per questo gesto di comunione della mensa i primi cristiani. Allora come mai noi discepoli non riusciamo a vivere questa tradizione? Come mai facciamo tante messe e tante eucaristie e poi non riusciamo a riconoscere il Signore che è presente in tutta la storia, in tutte le persone, in tutti i fratelli, cominciando dagli ultimi? Perché abbiamo il cuore indurito? È indurito a causa della legge degli uomini e del diabolico potere che esercita
come aveva affermato con forza Paolo ai Romani, che finisce per illudere tutti, maestri, discepoli, impedendo di entrare in relazione con Lui e con la Sua grazia. Gesù ce lo mostra nel brano del Vangelo di questa domenica e lo fa rivolgendosi a diversi interlocutori, prima ai farisei, poi alla folla, infine ai Suoi discepoli. Questa alternanza di interlocutori vuole significare che le parole di Gesù non sono soltanto una risposta alla domanda degli scribi perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma vogliono essere un insegnamento per tutti, in particolare per la comunità cristiana. Anzi, guardar bene, l'intenzione dell'Evangelista non è semplicemente quella di proporci un insegnamento, ma anche di sottolineare la poca sensibilità degli stessi discepoli, rivolgendosi con quella frase dello stesso racconto, non riportata in questa lettura, che dice: «Siete anche voi privi di intelletto?» Allora questo brano sembra voler mettere l'accento su cosa è essenziale e su ciò che a volte assumiamo come osservanza scrupolosa dei comandamenti, ma che in realtà finisce per tradire un vero rapporto filiale con il Signore. Perché in ciascuno di noi, nessuno escluso, si insinua spesso un senso sbagliato della legge, che consiste in questo: io ho osservato la legge, quindi sono a posto. Come se la legge fosse fine a se stessa. Invece la legge ha un solo fine. Ci ha detto Gesù: l'unica legge è amare il prossimo. Quindi dovremmo guardare se ogni giorno abbiamo amato il prossimo, non se abbiamo osservato la legge. Oppure abbiamo adottato nel rapporto con Lui il criterio meritocratico. Ho pregato, ho fatto il bene, sono andato a messa e ho fatto il mio dovere. Ho pagato il mio debito. Allora mi sono meritato il paradiso. Questo è il peccato che ci esclude da Dio, il peccato di superbia, perché Dio è amore e l'amore non si può meritare, altrimenti è trattare Dio da prostituta. L'amore non è un dovere. E questo è il primo senso sbagliato che abbiamo della legge e dei comandamenti. C'è un altro senso sbagliato, quello di fermarsi ad un rapporto formale con la norma, tralasciando il valore che essa custodisce. Ciò che è importante non è la norma, ma il valore. Invece spesso pensiamo che rispettando quella norma, in modo ragionieristico, posso esigere dal Signore quello che Lui mi deve, un bonus, una tessera punti per reclamare il premio. In questo modo è chiaro che quello che conta non è tanto la relazione con il Signore, ma ciò che reclamo da Lui. E Gesù, riprendendo il profeta Isaia, è cristallino nel chiarire queste cose. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. È quindi chiaro che il grande fraintendimento in cui incorrono scribi e farisei di ogni tempo, fino a noi, di fronte all'amore, i discepoli forse hanno intuito che non c'è bisogno di rispettare una norma per essere amati. C'è un pane che si consegna nelle mani per come sono quelle mani. C'è una sapienza che ci fa dire: Signore, non sono degno, cioè non perché siamo degni di ricevere questo amore, ma altrimenti non lo riceveremo mai. Se uno andasse a fare la comunione dicendo sono degno, non mangia l'eucaristia ma va a prendere il salario dei suoi meriti, non tiene conto di Cristo e rende vana tutta la grazia che ha riversato su di noi. Le mani immonde dei discepoli poi sembrano voler da una parte sottolineare ancora di più la gratuità di quel dono, di quel pane spezzato, e dall'altra parte la cecità di farisei e scribi che preferiscono il giudizio, si autoescludono così da quel dono. E se ci fermiamo un attimo a guardare anche i nostri riti, le nostre pratiche, a come giudichiamo quelli che non fanno come noi, non hanno le nostre tradizioni, come ci comportiamo come singoli, come comunità, come chiesa di fronte a queste persone? Capiamo allora quanto siano attuali anche per noi quella profezia di Isaia che Gesù rivolge a scribi e farisei: invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. E subito dopo, rivolgendosi alla folla, anche Gesù parla di purificazione, ma in un altro senso.
non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Riprendendo così le parole di molti profeti quando rimproveravano il popolo di Israele, più attento a tutte le numerose osservanze esteriori che hanno finito per far dimenticare ciò che più conta: la misericordia per la vedova e l'orfano, la giustizia e l'amore. È un richiamo forte, rivolto anche a noi, suo popolo, e a quella diffusa forma palese di ipocrisia di curare l'esterno e tralasciare l'interno. Ed è bello a questo punto, a mio avviso, sottolineare come questo brano sia partito da uno sguardo fermo all'apparenza, le mani immonde, le mani impure, per arrivare fino al cuore, cioè dentro ciascuno di noi. Quasi che Gesù voglia suggerire che sia sempre questo il cammino da fare, dall'apparenza al cuore, perché è il cuore che è quello che conta nella nostra relazione con il Signore, proprio per evitare la distanza tra le labbra e il cuore. Però questo cuore va purificato, dice Gesù. Il nostro cuore non rimane puro per i nostri meriti, ma solo per la sua grazia. Ma soprattutto è bello notare come Gesù riesca a capovolgere la prospettiva del rapporto con il prossimo. All'inizio il nostro occhio vede solo del male, lo vede solo fuori, negli altri. Poi ci chiede di cambiare direzione a questo nostro sguardo, per convertire il nostro cuore, indicandoci dove noi siamo chiamati ad essere purificati. Non ci dice che va tutto bene, non ci dice che nel nostro cuore va tutto bene, però ci dice che in questo cuore è possibile la purificazione. Ci dice che è più comodo combattere il male dove non c'è, per evitare di cercarlo là dove veramente esso si nasconde, cioè dentro di noi. A questo punto Gesù ci rivolge ai suoi discepoli ribadendo che è ciò che esce dal cuore dell'uomo a renderlo immondo, facendo un elenco di cose che abitano dentro l'uomo e lo contaminano. Nel linguaggio biblico il cuore è il luogo delle decisioni, dove avviene la scelta fra il bene e il male, possiamo dire fra Dio e noi stessi. È chiaro allora che il bene e il male dipendono quindi da quale spirito abita dentro di noi e muove i nostri pensieri e le nostre azioni. Spirito di amore o di invidia, di pace o inquietudine, di dono e di perdono. E concludo ricordando quanto Papa Francesco ama ripetere: è importante guardare alla propria vita e domandarsi se in essa, anche in chi si professa cristiano, Gesù è entrato davvero. Succede infatti che uno cerchi di seguire gli insegnamenti di Cristo e della Chiesa, ma senza un vero rapporto personale con Lui. Questo è il vero rischio che corriamo tutti noi fedeli e che penso sia anche il messaggio su cui il Vangelo di oggi ci invita a riflettere. È inutile fare appello alla legge se il cuore non è convertito all'unico comandamento: amatevi come io vi ho amato. Buona domenica.